Che emozione essere stata a bordo di questa splendida decappottabile, questa Seat Amica. Ci vuole parlare di questo modello e di queste meravigliose auto? È un modello molto raro, è un modello che nasce a Torino da Ambrosini. È una macchina che fra le altre cose può partecipare anche alla Mille Miglia. È abbastanza rara, è un 1950, è in compagnia di altri Spider. Come vedete, questa è la mostra tematica che abbiamo fatto quest'anno, dove l'anno scorso c'erano le vetture da rally italiane e le barchette. Abbiamo pensato, tanto per diversificare, per non essere ripetitivi, di fare tutte le Spider italiane, diciamo dalla più piccola, dalla Gamin alla Bianchina, fino al Daytona e al Maserati Ghibli Spider. Quindi una carrellata di più di 30 vetture, tutte aperte e tutte italiane. Credo non si siano mai viste fin d'ora tutte insieme. Ci troviamo al centro di due tra le vetture più caratteristiche dell'esposizione Spider, un sogno a cielo aperto. Pasini, ce ne vuole parlare? Allora, questa qui alla mia destra è una Cisitalia 202, è una macchina del 48, fra le altre cose è una delle maggiori opere d'arte costruite in campo automobilistico, addirittura è stata esposta al MoMA di New York come massima espressione in campo automobilistico dell'uomo. Questa è la Lancia B24 America, che tutti ben conoscono, è una macchina che ha fatto anche dei film molto famosi e sono due fra le macchine più importanti di questa mostra tematica che riguarda le Spider del dopoguerra fino al 75-80, dalla Bianchina al Daytona Spider, dalla più piccola alla più importante. Ci troviamo nell'angolo più esclusivo che racchiude l'essenza di Modena Motor Gallery, le Gran Turismo, macchine entrate nell'immaginario collettivo. Qui alla mia destra c'è il Ferrari Daytona che abbiamo pensato si meritava il posto in pole position. Di là abbiamo il Miura, Lamborghini, e da questa parte la Maserati Ghibli. Se notate, una di un colore diverso dall'altro, è uno dei colori più rappresentativi della gamma. Poi c'è il De Tomaso Pantera in una veste un po' più sportiva, perché la Pantera ha una storia anche sportiva di per sé stesso, e per me la vettura più sexy in assoluto la Bizzarini 5003 GT Strada. Parlare in generale delle moments, delle voiture, della moto d'époque, c'est un bon moment in Italia, in Francia aussi? Oui, en France c'est un marché qui marche très bien. C'est vrai que c'est un marché qui est au niveau financier est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui placent leur argent dans les automobiles. Et puis je pense qu'on a un peu dépassé le thème de l'automobile. On est presque un petit peu quelque part dans l'art sur la route. Des voitures qui roulent, ce sont des œuvres d'art roulantes. Et je pense qu'il y a des voitures très intéressantes, notamment en Italie chez des carrossiers. Il y a eu des dizaines et des dizaines de carrossiers. Et je fais souvent un parallèle. Je dis qu'en France, on avait les plus belles carrosseries étaient avant-guerre, et en Italie, on a eu les plus belles carrosseries après-guerre. Et je pense que là, le salon, je n'ai pas encore fait le tour, mais d'après ce que j'ai déjà vu, je pense qu'il y a des choses que peut-être que moi, je n'ai jamais encore vues nulle part. Quanti anni hai impiegato a collezionare tutti questi modelli e quando hai iniziato? Ho cominciato per caso, perché io sono ancora un grandissimo appassionato Ducati, ma circa 30 anni fa ero vicino in Toscana, vicino a una cascina Poggi Bonzi, e vidi tramite un mio amico una moto con i fregi Maserati e quindi mi incuriosì. Ma pensavo fosse la storia di un nostalgico. In realtà guardai anche il motore, c'era scritto Moto Maserati, quindi da lì mi è partita la curiosità. Quindi tornai a casa, mi documentai e da lì tornai a Poggi Bonzi a comprarmi la moto, e poi da lì è partita, insomma, dopo le ho cercate incessantemente per tutti questi anni. Questo biplano abbia un aspetto
diciamo, per una come me che ha paura di volare, inquietante, legno, tela. Lei mi diceva che è una macchina estremamente affidabile. Lo SVA era una macchina magnifica, oltre a essere secondo me bellissimo esteticamente, guardate nelle linee, era una macchina veramente veloce, 220 km all'ora nel 1918, una macchina veramente affidabile, la prima macchina che l'industria aeronautica italiana progetta interamente sulla carta prima di realizzarlo materialmente. Perché? Perché nel 1916, quando viene progettato, c'è scarsità di materiali e quindi bisogna ridurre al massimo gli sprechi in fase di costruzione, quindi una macchina estremamente innovativa e estremamente sicura. So che a breve aprirà il museo Lamborghini, ce ne vuole parlare? C'è tutta la collezione Lamborghini, dai trattori alle automobili, alle caldaie, ai bruciatori, tutto quello che è stato fatto in 60 anni. E si snoda su 5.000 metri quadrati, quindi io credo che sia forse uno dei più grandi musei d'Europa, lo dico con un pizzico d'orgoglio, visto che è stato molto impegnativo. E questo è a due passi dall'autostrada, a 4 km dal centro di Bologna, e soprattutto è un museo vivo, nel termini che all'interno del quale non si vedranno soltanto dei pezzi storici, ma si possono creare eventi più disparati. Questa seconda edizione è veramente ricchissima, una grande vetrina del Made in Italy. Come è stato possibile organizzare tutto questo? Beh, prima di tutto perché quelli che sono qua, gli espositori di auto e di moto, hanno creduto in questo che è un progetto di far sì che in 3 anni diventi il salotto buono del motorismo d'epoca italiano. Non è stata una scelta facile, perché selezionare solo auto, moto, accessoristica, vintage, in tema Italia, esclusivamente Made in Italy, è un'impresa non facile. Ho la fortuna di avere dei consulenti, un supervisore come Pasini della Best Auto, che hanno dato un contributo determinante a garantire una qualità ancora maggiore della prima edizione.